Allora, signore e signori, buonasera. Poi oggi ho avuto modo di riflettere un attimo su quello che è successo ieri sera in piazza, perché praticamente è stata una serata particolare perché mi sono ritrovato in una fondi che non conoscevo, una fondi che sembra non aver capito quello che è successo in questi ultimi mesi. E questa sera passeggiando sotto il castello, diciamo che ho visto una responsabilità migliore, maggiore, ecco, una responsabilità maggiore da parte delle persone nel portare la mascherina. Come gruppo Amofondi in questi ultimi giorni stiamo facendo dei video per sensibilizzare le persone su questo tema. E ci auguriamo, insomma, di poter raggiungere anche un risultato minimo di consapevolezza di quello che è successo in questi ultimi mesi. Perché per un attimo oggi, riflettendo un attimo quello che è successo ieri sera, ho ripensato a quella mattina in cui mi sono ritrovato in piazza, andavo al lavoro, erano le 8:25 ed era completamente vuota. Non c'era un suono, nessuno, a parte io che camminavo. È stata una sensazione bruttissima. Bar chiusi, negozi chiusi. Mi ricordo che incontrai solo un signore che portava il cane a spasso quella mattina. Non c'era più nessuno. E quelle immagini, per quanto possano essere storiche e belle, però hanno bisogno di essere messe in archivio, perché non ho voglia di riviverle nuovamente, però perché questo non accada c'è bisogno della responsabilità di tutti. Ecco, mi metto un po' più lontano così. C'è bisogno della responsabilità di tutti. Quindi torniamo ancora una volta anche oggi a chiedervi senso di responsabilità da fondani. Noi vogliamo bene a Fondi, la amiamo follemente, altrimenti non ci chiameremo nemmeno Amofondi, però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della consapevolezza delle persone. Mi pesa mettere la mascherina, però purtroppo non ci sono alternative. Far di testa propria non è proprio un comportamento che possa portare molto lontano. Quindi cerchiamo tutti quanti di abbracciare i fondi, abbracciarla e tenerla per noi e non macchiarla più di rosso come la zona rossa che è successa quel venerdì, perché quella è stata un'onta che ha fatto veramente male a noi, però abbiamo avuto la forza di poterla vivere con la dignità di fondani. Non ci siamo pianti addosso, siamo andati avanti lo stesso e abbiamo dimostrato di poter vincere anche nonostante i paletti della zona rossa. Ecco, vorremmo veramente che quello che sta accadendo in queste ultime settimane sia soltanto frutto di sbadataggine, frutto di improvvisazione, ma che non si ricominci come prima perché sinceramente non abbiamo nessuna voglia. Ne vogliamo bene a fondi e le vorremmo sempre bene. Ciao!